Ehi tu, dico a te. Sì, tu dietro lo schermo, non ti guardare intorno perché dico proprio a te. Ce la puoi fare. Ma attenzione, non sono io a dirlo, ma è la storia. No, perché lo sapete meglio di me che nella storia ne sono successe troppe di cose che si credevano impossibili. Ma prima di chiudere questo video perché pensate che io stia dicendo cose scontate, rifletteteci. Cioè, perché quel cesso, parlando terra a terra, è riuscito a mettersi con la ragazza che vi piace e voi no? Perché quello con quella faccia da ebete, se avete capito di chi parlo, ha preso un voto alto ad un esame, ad un compito e voi no? Perché quello scemo o quella gallina ha più successo di voi? Tu non sei inferiore a nessuno. Ma non devo essere io a dirtelo, cioè io chi sono? Ah no, io da oggi sono uno che crede in se stesso. Sì, sta diluviando e a notare che anche la figura di merda di oggi è stata fatta. Quindi tu che adesso sei seduto sul letto, sulla poltrona o in qualsiasi altro posto e stai guardando questo video, alzati e vai a fare quello che devi fare. Cioè, prima finisci il video e poi vai a fare quello che devi fare, cretino. Ah, ecco il cavolo che esiste la scusa. Ma è troppo difficile. Cioè, ma... Perché tu credi che gli egiziani le piramidi l'abbiano fatta in una settimana? Saranno anche stati aiutati dagli alieni. Sto scherzando. Ma almeno un mese ce l'hanno messo. Ovviamente però non sono tutte rose e fiori, nel senso che potete riuscire a fare tutto, ma non tutto, cioè, nel senso che concentratevi su un qualcosa, quel qualcosa che per voi è veramente importante, perché se fate troppe cose insieme, poi l'una ruberà il tempo all'altra e poi ci credo che finirete sul divano perché dice, sai che c'è, non so scegliere tra le due, non faccio nessuna delle due. Quindi adesso avete 3 secondi, non sul divano, per decidere cosa volete fare. Vi lascio questi 3 secondi con questa faccia. Ovviamente ci vorrà più tempo, era giusto per dire. Però, perché sono fuori fuoco? Quindi voi non vi scordate di me e quando riuscirete nei vostri obiettivi, perché ci riuscirete, se davvero erano i vostri sogni quelli, fatemelo sapere. Fra un anno, fra due, fra 10, venitemi a cercare a casa, offritemi un panino e ci si vede per un prossimo video. Ciao, ciao. Adesso vi faccio vedere cosa esce tra i primi risultati su internet scrivendo cose impossibili fatte dall'uomo. 101 cose da fare a Genova almeno una volta nella vita.